Come state ragazzi? Sono Simone e oggi sono qua con un nuovo video esperimenti. Oggi andremo a vedere insieme questi slime che mi sono arrivati dalla Sbabam. Sono i nuovissimi Melmetto Slime Macarons. In ogni box abbiamo due Macarons Melmetto Slime con due profumazioni diverse. Ogni set costa 2,99€, quindi veramente un prezzo strabasso per due slime. E all'interno di ogni slime ci sono dei fruttini super carini, così dicono. Fruttini super carini, veramente, cioè. Allora, questa qua è la confezione. Cominciamo con l'azzurro, che è il mio colore preferito. Anzi, lo lasciamo alla fine, dai. Quindi prendiamo questo qua. Allora, la confezione è così. Qua si possono intravedere i colori, quindi potete sceglierli voi. Qua c'è hashtag Sbabam Macarons Melmetto Slime con i due colorazioni. Qua c'è scritto Melmetto Slime divertente e profumato. Qua invece abbiamo tutti i vari... Potrei fare anche io le televendite, raga, veramente. Qua abbiamo tutti i... dei macarons. Qua c'è scritto nello slime i mitici fruttini. Parapapapam. Qua c'è il sito della Sbabam e qua le varie avvertenze da 8 anni in su, eccetera. E qua altri macarons, 12 diverse profumazioni, collezionale tutte. Qua c'è lo YouTube e il Facebook. Ok, adesso, oh mio Dio, mi stavo già uccidendo. Come si apre per non distruggere tutto così? Ah, qua c'è pure lo scotch. Ok, mi raccomando ragazzi, se questa tipologia di video dove guardiamo un po' gli slime eccetera vi piace, lasciatemi un fantastico thumbs up, così poi potrò farne anche degli altri. Ah, qua sotto ci deve essere pure l'etichetta, qua abbiamo detto. Allora, questi qua sono quelli che possiamo trovare. Allora, azzurro potrebbe essere o anice o zucchero filato, spero zucchero filato, o mela o lime in quello verde, caramella o lampone in quello rosa, cioccolato o torta, raga lo amo, quello marrone, o fragola o anguria in quello rosso e limone o arancia in quello giallo. Quindi sono curioso, ma dovremmo capire che cos'è, speriamo di riuscire a capire i vari gusti. Allora, partiamo da questo qua giallo. Come si apre, raga? Oddio, ok. Ah no, non devi girare, ma devi alzare. Io sulle maniche che prevedo già casini. Allora, appena aprite lo slime essendo in una confezione rotonda, è veramente stracarino perché esce tipo rotondo, vedete? Ecco questi rumorini che piacciono a tutti quanti voi. Ecco le cane alla frutta che ci sono. Sono veramente carine. Io le usavo un sacco per il fimo e per decorare tutte le varie cose. Scaldiamolo un pochino tra le mani. Ah, il gusto dovrebbe essere o limone o arancia. Sentiamo un attimo. Ma a me sembra forse limone, però non si sente moltissimo l'odore in questo, eh. Che belle, guardate quanto sono carine le fruttine dentro. Sono anche tantissime. Questo qua è praticamente anche un clear slime, come potete vedere, perché è trasparente il sotto, quindi... Ecco, vedete, già dopo che lo scaldate tra le mani in pochissimi secondi, già vi viene una figata assurda, vedete? Già non si... E chi lo ferma più, vedete? Ok, quindi questo qua era quello giallo... Poi mi devo sbrigare perché sennò qua ci mettiamo 80 anni. Quello verde, in quello verde cosa troveremo, ragazzi? O mela o lime. Scrivete nei commenti secondo voi cosa troviamo. Ecco la sfera del drago, sembra troppo tipo Dragon Ball. Oh, ecco questi rumorini qua che piacciono tanto a voi. Allora, avete scritto? Questo qua è mela, si sente fortissimo. La consistenza è molto simile rispetto ai Star e Flower Melmetto Slime. Eccolo qua, no, questo qua è veramente strabello, che qualcuno di voi ha indovinato, quindi è gusto mela questo, eh. Si sente fortissimo l'odore di questo. Ok, apriamo la seconda boxina. Allora, vi ricordo che io ho un profilo Instagram dove pubblico un sacco di foto. Quindi mi raccomando, andate a seguirmi se ancora non lo fate. Allora, qua dentro abbiamo... Io spero di trovare zucchero filato, ragazzi, in questo. Lo spero veramente, perché sennò
faccio una strage qui. Ops, questo fogliettino che vola in giro. Allora, partiamo da questo qua, rosa. Possiamo trovare o caramella o lampone. Quindi fate nei commenti, provate a scrivere nei commenti, vediamo chi indovina. Ecco il vostro rumorino che vi piace tanto. L'odore è il lampone, ragazzi, quindi non so chi di voi abbia indovinato, complimenti, congratulazioni. Ecco qua, sembra il nostro clear slime. Io, come sapete, amo un sacco gli slime, quelli fatti così, e non tanto quelli gel di slime, quelli tutti blu, perché con quelli gel di slime che non rimangono in posa non si può fare nulla, invece questi qua comunque, essendo più solidi, è più divertente giocarci. E in teoria questi slime qua rimbalzano. Sì, eccoli. Wow. Rimbalzano, quindi cioè, raga, vi potete divertire un botto con questi. Alla fine del video saluterò anche i due di voi, quindi mi raccomando, se volete essere salutati, scrivetemi su Instagram o su Snapchat o su Musical.ly o sotto questo video, così io vi saluterò. Avete scritto, questo qua potrebbe essere o zucchero filato o anice. Spero zucchero filato, veramente. Avete scritto? Ok. Momento della verità. Allora, ragazzi, ho le mani che sono di 50.000 cose diverse, però credo proprio che sia zucchero filato. Che strabello, guardate quanto è bello. Questo qua mi sa che è il mio preferito, eh. Sa che qua ci scappa il preferito. Troppo carino, ma guardate quanto è bello. Troppo clear slime, con questi fruttini fantastici. Poi in questo qua ce ne sono pure un sacco di fruttini, ragazzi. Veramente l'azzurro ha vinto. Azzurro è in vantaggio su tutti, su tutti e su tutto. Ok, ultimo packaging qui. Ecco, siamo partiti con non distruggiamolo, mi raccomando. Dopo 2 secondi tutto è distrutto, vabbè. Eccola, vabbè. Ecco, se sta ripiene. Qua abbiamo rosso e il marrone. Ce la posso fare, mi serve forse l'aiuto della casa, eh. Ok, partiamo con questo qua, voglio lasciarmi uno dei più belli alla fine. Allora, questo qua potrebbe essere o fragola o anguria. Scrivetemi nei commenti cosa è per voi. Oddio, ragazzi, questo qua cos'è? Vuole scappare? State scrivendo fragola o anguria? È anguria. Quindi non so chi di voi l'abbia scritto, complimenti. Avete molta fortuna. Andate a giocare numeri all'otto, no, scherzo. Eccolo qua, super carino anche questo rosso. Mi sono capitati per adesso sempre slime con tantissimi fruttini dentro, quindi veramente epico. Scherzo epico finito male, no scherzo. Ok, eccolo qua, quindi questo rosso qua super carino, angusto, anguria. Profumi si sentono veramente un sacco, quindi non vi faccio immaginare le mie mani di cosa sanno. Ora il marrone, ragazzi. Potrebbe sapere o cioccolato o torta. Quindi mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa è per voi. Questa è una consistenza un pochino più molle, mi sembra. Che bello questo colore così cioccolatoso. Avete scritto gusto cioccolato? Sì! Strabuono veramente. Ho già il mio mito slime Star and Flower che sa di cioccolato, ma non guasta mai, veramente. Il cioccolato non è mai abbastanza. Certo che il gusto cioccolato con dentro la frutta non mi fa molto impazzire, però non importa. Eccolo qua, questo qua, ragazzi, è strabello, è un altro dei miei preferiti. Ah, fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete che uniremo tutti questi slime in un unico ed enorme slime. Non so, fatemelo sapere, perché veramente voglio creare una roba assurda. E allora, ragazzi, ecco qua tutti i nostri Melmito e Macaron Slime. Allora, il mio preferito in assoluto è prima questo qui azzurro, veramente, ragazzi, fantastico. Poi l'odore di zucchero filato, veramente io lo amo. E secondo il cioccolato, anche questa volta, perché, cioè, come si fa a dire di no al cioccolato, veramente? Non lo so. Fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è invece il vostro preferito tra questi Macaron e Melmito Slime. Fatemi sapere tutte le cose che vi ho chiesto. Mi raccomando, seguitemi sempre su Instagram, su Facebook, su Tumblr, su Snapchat e su Musical.ly. Vi ricordo che potete trovarli in edicola. Io mando un bacione enorme a Pier Simone Channel. Ti mando un bacio enorme che mi ha commentato l'ultimo video. Tagliamo gli squishy. Mi ha fatto
fatto anche una nuova domanda per l'Ask Simos. E mando un bacione enorme anche a Adri e Kawaii 099. Ti mando un bacione enorme che mi ha commentato: che bel video, sei bravissimo e bellissimo. Grazie mille. Ma io mando un bacione anche a tutti quanti voi e alla prossima. Ciao!